Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. E allora ben ritrovati, un'altra nuova puntata di Incontri on the Road. Altri personaggi con noi e soprattutto grazie come al solito a voi di seguirci, perché insomma stavamo proprio parlando poc'anzi in fuori onda, dove dicevamo siamo partiti in pieno lockdown e stiamo andando avanti con questa splendida carrellata. Oltre 30 puntate, tantissimi gli ospiti che abbiamo ricevuto e tantissime le persone che ci stanno seguendo, anche grazie ovviamente a Facebook, Instagram, YouTube, insomma tantissime sono le pagine, lo sapete ormai, oltre 25 in totale dove siamo in onda, quindi diventa difficile salutarvi ad uno, ma vi salutiamo comunque tutti. E intanto ringraziamo la nostra regia, Alessandro Crivelli, ciao Ale, grazie, e Alessandro Mainetti di Primo Piano Italia TV. E attenzione, perché quando si parla di diretta vuol dire che c'è l'interazione sui social, potete scriverci tutto quello che volete, quasi tutto, no, sto scherzando ovviamente, ma a dar voce a tutto ciò, quello che voi volete scrivere, c'è lei, Rossella Di Pierro, ciao Rossella! Ciao Thomas, buonasera a tutti. Ecco, magari evito di leggere eventuali insulti che dovessero arrivare, però diciamo che fino ad ora sono stati clementi, il nostro pubblico è stato molto affettuoso, anzi ci tengo a ringraziarlo perché davvero di puntata in puntata aumenta sempre di più e poi ci scrivete tante cose belle, tanti commenti, ma soprattutto tante domande, perché il bello di Incontri on the Road è proprio di avere un faccia a faccia ogni volta con l'ospite e la possibilità di fare delle domande poi in diretta. Bene, bene. Rossella, tieniti pronta perché sì. Sicuramente, come al solito, insomma, il web si dà da fare, a fare domande, a chiedere, perché no? Insomma, è questo il bello della diretta, giustamente. E allora, con grande piacere, ovviamente l'ospite non è mai a sorpresa, sapete sempre chi sta per arrivare, ma per noi è un grande piacere, anche perché forse Rossella, l'ultima volta che abbiamo avuto occasione di vederci ed abbracciarci, tu pensa, con l'ospite che stiamo per presentare, eravamo proprio a Padova mentre lui era. È vero. Va bene, lo presentiamo con grandissimo piacere e senza applausi, perché non abbiamo gli applausi, ma non li abbiamo perché non siamo in teatro, ovviamente. Lui è Francesco Rapetti, super Francesco, eccoti, ciao Francesco. Eccomi qua, aspetta che mi inquadro bene. Ciao, eccomi Francesco. Qua. Ciao Rossella, ciao Thomas, insomma un saluto anche a tutti, come si dice, non i telespettatori, ma come si dice? Quando siamo sul web, i web spettatori, potremmo dire. Il pubblico, giustamente. Comunque, volevo dirti, Rossella, sì. Se ci sono insulti, mandali, perché mi divertono, insomma. Io sono un fan della Zanzara, come sapete, in radio, sulla Zanzara, gli insulti sono applausi, quindi se ci sono insulti, manda pure. Alla grande, allora. È vero Francesco, ma poi parleremo anche, perché ho visto i tuoi post ogni tanto belli cattivelli e specifici, su... però vabbè, non parleremo solo di questo. Allora Francesco, okay. intanto, dai, parlare di te, insomma c'è tante cose da dire, e io volevo partire da una cosa, se me lo permetti, e però è un po' una domanda che ti faccio, ti piace essere chiamato figlio d'arte? Diciamo che comunque sono figlio d'arte perché mio padre comunque ha una carriera importante, quindi è una cosa fattuale, non posso diciamo andarci contro, chiaramente ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, sicuramente aiuta a creare delle relazioni, però è anche vero che superate queste relazioni c'è una resistenza per poi fare il salto finale, quindi certo. Mi fa piacere, però alla fine ti dico forse no, preferisco che non si dica sta cosa, anche se, apro una parentesi grande così, dal 2007 c'è stato un decreto ministeriale
a mio padre su tutti gli ascendenti, quindi sia lui con tutti i figli, è diventato anche cognome Mogol, quindi mi sono trovato questo cognome, anche essendo suo figlio normalmente, e a un certo momento lo uso, non lo uso, è il mio cognome, a un certo momento ho detto devo essere comunque orgoglioso del mio cognome, lo utilizzo. Però ti dico la verità che da tempo penso di ragionare sul nome d'arte. Certo, certo. Beh, è chiaro, insomma, hai sicuramente un peso sulle spalle importantissimo e noi siamo anche orgogliosi che tu sia figlio di, del grande Mogol. Credo che sia lo scrittore più importante in Italia, senza dubbio, no? Di musica italiana. Sì, vabbè, comunque senza entrare, diciamo, chi è più grande o non è più grande, sicuramente comunque ha avuto una carriera difficilmente replicabile. Questo. Esatto, esatto. Quindi detto questo noi parliamo di te, perché poi la carriera, giustamente, che sei figlio d'arte o non sei figlio d'arte, una se la deve creare, se la deve creare sulla propria pelle, come si suol dire. Esattamente. No? E non è comunque se, anzi io in realtà ho iniziato in questo modo proprio per dire che, siccome spesso e volentieri, passami Francesco, che dicono ah ma quello lì è amico di questo, quello lì è figlio di quello, a suo zio che no, allora chiariamo... Non una volta per tutte, però chiariamo almeno in questa puntata che essere figli, amici e parenti non sempre e anzi spesso non è conveniente. Quindi Francesco è qui nell'espressione vivente, nel senso che bisogna far gavetta. No, la gavetta è importante. Poi una cosa che la gente, tra virgolette, normale, che non è del settore dello spettacolo, voglio dire, aspetta che mi è arrivata una notifica. Così la chiudo, ecco, la gente non pensa che in realtà, superato un certo scoglio, comunque i produttori guardano gli ascolti, guardano i risultati, quindi non è che per fare un favore a te o a una ragazza bella vanno a giocarsi la propria carriera, magari ti fanno fare il ruolo piccolino, allora magari il ruolo, che ne so, della valletta, il ruolo, quelli magari possono andare anche per aiutare un amico, un'amica, eccetera. Però certi ruoli, come il presentatore o la presentatrice, certi ruoli importanti, alla fine difficilissimamente vanno avanti per amicizie, a meno che non ci sono altri discorsi in altri, diciamo, in altre reti, ma non voglio entrare in polemiche, allora lì ci sono, diciamo, segnalazioni da altre parti, però tendenzialmente nel privato, diciamo così, nel privato il produttore non è scemo, scusate il termine, e vuole fare ascolti, perché più ascolti fa, più guadagna lui, più è riconfermato. Ecco, quindi questa è la verità. Grazie Francesco per una spiegazione dettagliata e assolutamente corretta. E mi piacerebbe poi organizzare invece una puntata cattiva dove andiamo a sparare a zero e lì ci denunceranno, ovviamente, meglio di no. Ma io ci spero ancora un po' di arrivare là, se sparo a zero, voglio dire... Ce l'ho qua, sono vicino a parlare, però adesso sto zitto. Va. È vero. All'inizio della puntata ho detto che abbiamo avuto occasione l'ultima volta di incontrarci proprio mentre tu stavi conducendo una puntata in diretta, perché tu sei comunque un grande conduttore, sei un presentatore, sei opinionista televisivo, ovviamente su reti Mediaset, sei anche musicista però, mi piace dirla questa cosa, perché cavolo, è una cosa bella. Beh, allora, la musica la faccio come hobby, in questo momento non potendo vendere più CD, cioè non esiste più il mercato degli CD, degli album, la gente scarica con lo streaming sostanzialmente non è un acquisto della musica, quindi se una persona paga un abbonamento di 8 euro può ascoltare 10 milioni di canzoni, è palese, insomma, che comunque non c'è più il diritto d'autore in certi ambiti, quindi lo faccio più per il piacere, come in questo periodo sto scrivendo delle canzoni, ma è più così per un piacere, per dare qualche canzone a qualche artista. Non è un lavoro, perlomeno per me. Mentre la conduzione la faccio ormai da 11 anni, noi non ci siamo mai incrociati, se non io, che sono venuto nei tuoi eventi, che sei molto bravo, voglio dire, hai una bella parlantina e via dicendo. Poi recentemente sei venuto a Padova in diretta a Canale Italia a trovarmi e ti dico... che ero anche un po' emozionato, perché dico, cavolo, un collega che mi viene a vedere dopo tanti anni, che mi conosce sul palco, non devo deluderlo. E quindi comunque ci siamo divertiti, ti ho chiamato sul palco, insomma te la sei cavata la grandissima. Allora, ci siamo effettivamente divertiti. Ma guarda... Come ti è sembrata la conduzione? La tua?
Massacrami, vai, tanto. No, guarda Francesco, io non perché sei qui, non perché sei in diretta, io ho sempre detto che tu sei un bravo presentatore. Ah, ecco qua, tra l'altro ti stiamo vedendo cantando, ballando. Qua No, a gli me. stavo occidentale. Guarda, io in maniera onesta, Francesco, ti dico, a me la conduzione, il tuo tipo di conduzione mi piace. Anzi, diciamo che sento, trovo anche delle similitudini tra noi due. Quindi mi piace davvero, non dico così di tutti, te lo posso garantire, soprattutto Vai. né di quelli super famosi e neanche di quelli un po' meno, ma veramente mi piace, fresco, Ma frizzante. noi veniamo dalla gavetta, eh? Io e te Bravo. veniamo dalla gavetta, perché pochi lo sanno, ma di serate tante se ne sono fatte. No, ma questa è la cosa essenziale. È proprio quello il bello, perché poi si percepisce quando uno arriva dalla gavetta, si percepisce sul palco, soprattutto di un programma televisivo in diretta, anche perché ricordiamo che la diretta è una diretta, quindi tutto deve andare in un certo modo, bisogna avere la capacità di gestire tutto che vada per il meglio e se c'è qualche inghippo cercare di non farlo vedere. E non è semplice, se non hai fatto gavetta, se non hai È esperienza vero. nel ragazzi, questo scordatevelo. Anche perché, Francesco, senza cattiveria, ma ci sono tantissimi grandi che noi stimiamo, ma che purtroppo leggono un copione mega galattico che comunque è registrato, appena sbagliano la virgola, tornano indietro e riattaccano. Per noi non è così quando siamo in diretta. Eh no, anche queste immagini che stiamo guardando sono tutto fatto live. Tra l'altro io. Ma perché insomma ormai Canale Italia ho un'esperienza ormai consolidata di qualche anno, io salgo sul palco senza praticamente neanche la scaletta, cioè leggo un Bellissimo. minuto prima chi è la persona, quindi non ho testi. Chiaro che non è una cosa che si può improvvisare, ci ho messo degli anni per poter arrivare a una tale padronanza, voglio dire, o sicurezza sul palco. Tuttavia, è buona norma mai dare per scontato certe situazioni, comunque la preparazione è sempre importante, eh? Cioè adesso poi chiaramente avendo fatto 300 serate live mi posso permettere questo, però normalmente bisogna sempre prepararsi per poter improvvisare, cioè l'improvvisazione nasce dalla preparazione. Sacrosanto, sacrosanto quello che hai detto Francesco. Allora, io do un là alla regia, se riuscissi a trovare la puntata proprio dove eravamo anche noi, siamo passati per caso a trovarti, non lo so se riuscirà, ma non fa niente. E invece nel frattempo voglio far entrare Rossella perché voglio appunto capire se c'è qualcuno che vuole dar Non mi voce. caga nessuno, vedrai. No, perché? Assolutamente no, Francesco, tutto il contrario invece. Ah sì? Abbiamo un Ok. sacco di domande, un sacco di saluti da leggere, quindi guarda, procediamo per Vai, gradi. Allora, vai. partiamo subito con una domanda, Francesco. Allora, abbiamo Aster Faedda che salutiamo, che chiede: Ciao a tutti i ragazzi. Francesco, qual è il tuo sogno nel cassetto relativo alla tua carriera? Ah. Bella domanda, ce l'ho. Allora, la prima è entrare in Rai, perché io sono 11 anni o 12 anni che conduco, ma facendo anche eventi, lo dico, insomma, da quello più piccolo a quello da 10.000 persone in piazza, e mi sento in credito, cioè in credito nel senso che devo ricevere io, con la Rai. Io ho fatto di tutto per poter diventare un professionista affinché lo Stato, perché la Rai è lo Stato, potesse, diciamo, accorgersi di me, ma anche di altri conduttori, perché io ho preferito non andare sui giornali mettendomi magari con Beleno, mettendomi a fare altre cose, per carità, però questa è la verità, ma ho preferito fare un percorso molto più lungo e quindi il mio primo obiettivo è entrare in Rai per mostrare quello che so fare e il mio sogno nel cassetto è condurre Sanremo. Ah, e allora facciamo un super appello a mamma Rai di prendere Francesco Rapetti No, come conduttore ufficiale di Sanremo 2021. beh, allora facciamo così, facciamo Sanremo 2029, dai, perché adesso siamo anche, cioè, ci sono altri conduttori Rai che sono molto bravi, però in prospettiva quelli della generazione 40 devono arrivare anche loro, no? Quindi per il Esatto. 2028-2029 mi candido.
Le pensioni, mandateli tutti in pensione, prendete tutta la generazione 40, su. Beh, vai. Nel 2021 c'è Fiorello che poi appende il microfono ufficialmente, quindi in teoria si libera un posto. Dai Francesco, andiamoci dentro. Dai, un altro che si ferma. Thomas, anche per te, lo dobbiamo condurre insieme. Sarebbe, magari. Mamma mia, sarebbe un passo, sarebbe bellissimo. Grandissimo. È veramente un grande sogno, che bello. Poi, il sogno in cassetto non ce l'ho, ecco. Bene, beh, direi che è un gran sogno, cioè basta uno così. Infatti, allora, prima la Rai, poi Sanremo. Esatto. Poi abbiamo Manuele Quartiani, che salutiamo, dice ciao ragazzi, wow, che onore, visto che sono molto contenti il nostro pubblico di averti qui. Poi abbiamo sono contento. Sempre Aster che è contento riguardo al tuo sogno nel cassetto, quindi mette degli applausi, mi sembra di leggere. E poi passiamo allora ai commenti di Instagram. Ciao Francesco, ti seguiamo sempre e sei bravissimo, un grande artista, conduttore e musicista. Ti seguiamo sempre nel programma Cantando Ballando, complimenti. Ci piaci moltissimo come opinionista anche a Mattino 5, molto schietto e con grande educazione riesce a dire tutto e a far sentire sempre la tua opinione, e questo è assolutamente baci, vero. Baci. Tra l'altro posso dire una cosa simpatica, che a Cantando Ballando, siccome, voglio dire, è una cosa nota, il pubblico di Cantando Ballando, che è importante perché parliamo di 500-600 mila persone in diretta, è molto, cioè è un po' anziano, cioè non è proprio giovanissimo, cioè è un pubblico comunque molto maturo. E una volta mi è successo, la dico velocemente, che ero al campetto da calcio a vedere mio figlio e si avvicina una persona che mi guarda tutto come strano, un signore di 92 anni, no? Mi guarda, ma tu sei quello che conduce Cantando Ballando? Io guardo e dico, oh, c'è un fan che mi riconosce a 92 anni. Io gli ho fatto 30 domande sulla Seconda Guerra Mondiale, che sono appassionato di storia, e lui mi faceva le domande, voglio dire, sul Cantando Ballando. Fantastico. Ma sono, guarda, di un affetto, poi il pubblico, diciamo, un po' più anziano, ti dimostrano un calore pazzesco. Sì, sono un po' carini, sono anche persone molto rispettose. Sì, è vero. È verissimo. È vero. Poi Francesco, allora mi chiedono questa cosa. Com'è stata la tua esperienza all'Isola dei Famosi? Era mio cugino, non ero io, eh. Era mio cugino. Ma ti somigliava un sacco. Mi assomigliava un casino. Allora, premessa, in quel periodo lì, adesso io non ho un agente, cioè per mia scelta in questo momento, perché l'agente penso che sia importante quando un artista diventa molto importante, perché fa filtro nel mio livello, che insomma lavoro ma non sono un grandissimo personaggio, diciamo, televisivo, preferisco gestire. In quel periodo lì avevo un agente che insisteva, facciamo l'Isola perché tu potresti poi entrare, insomma, nella Rai, via dicendo. Allora, l'ho fatta questa esperienza, lo dico subito, ero molto, molto inesperto, ok? Inesperto per quanto riguarda un po' il savoir-faire, la furbizia televisiva, no? Quindi sono andato là, più con la paura di non dire parolacce, che invece far emergere la mia personalità. Questa è la verità. Quindi sono andato lì e la mia prima preoccupazione è non fare danni, ok, primo. Okay. Secondo, è successa una cosa che io non pensavo che fosse così dura quell'esperienza, perché la prima settimana non abbiamo mangiato niente, cioè zero, perché pioveva e non riuscivamo a accendere il fuoco. Quando abbiamo acceso il fuoco, quindi dopo una settimana di digiuno, e ragazzi, io non avevo questa faccia, come vedete sono molto magro, ma se ti faccio vedere adesso, io c'ho un pelo di pancia, i grassi qua non mi tornano più perché li ho bruciati con quell'esperienza. Avevo un viso più, cioè un po' più pieno. Sì, più adesso pieno. Esattamente, mi ha cambiato i connotati, perché ho perso 16 kg in 3 settimane ed è stata una cosa che mi ha fatto perdere la parola. Ho perso praticamente la simpatia, non mangiando veramente. Non riesci a divertirti, soprattutto persone come me che sono metabolismi veloci, che hanno bisogno di mangiare. Quindi è stata un'esperienza che, se potessi,
la cancellerei e la rifarei magari in altri contesti, diciamo. Chiaro. Ma io infatti te la volevo chiedere questa cosa, perché da pubblico ho sempre pensato, ma dai, non è possibile che non ti fanno davvero mangiare, è dura così, perché comunque sei un programma televisivo, a volte pensi che magari, sai, quello che ti fanno vedere poi non è reale. Secondo me, però... secondo Capita. Me, guarda la faccia, guarda... com'ero. Mamma, come eri magro. Provatissimo. Allora, guarda, no, ma ero mostruoso. Tra l'altro ho avuto una poliaritmia al cuore, ho rischiato di svenire, certo. E ho chiesto di ho chiesto proprio di nominarmi, perché ho detto qua io muoio. Io non credo che questa durezza, cioè questa rigidità alimentare sia rimasta negli anni, in tutte le edizioni. Nelle edizioni che facevo io, forse perché non andava benissimo, boh, quel periodo lì non ho capito, conduceva... Certo. Come si chiama la conduttrice? La che io chiamo Sympathy. No, no, Sympathy. Come ah, si no, chiama lì? Simona Ventura. Esatto. e allora, siccome conduceva lei, ascolti, non andavano benissimo, non lo so. Non so se per quel caso lì è stato un po' più rigida la cosa. Comunque noi cibo dietro le quinte non l'abbiamo visto. È stata una cosa durissima, perché poi quando siamo riusciti ad accendere il fuoco, non è che si mangiavano le lasagne, certo. Noi potevamo mangiare colazione, niente. Mamma pranzo, mia. Niente. A metà pomeriggio un risottino, proprio una roba proprio che lasciamo perdere, e la sera niente. Cioè io andavo con la padella a uccidere i granchi in spiaggia la notte per cercare cibo. Mamma mia. E poi avevate le sfide, quindi con quale energia potevate farle, non lo so. Posso dire una cosa? Se facessero un format dove danno la chitarra, fanno fare delle dinamiche divertenti, dove esce la simpatia, dove esce la naturalezza, piuttosto che vedere la gente con la faccia scavata che litiga, è chiaro che è una chiave, però se la si azzecca, secondo Bravo. Me potrebbe uscire delle cose belle, perché è bello anche vedere delle persone che stanno bene, che comunque scambiano opinioni, capito? Il Grande Fratello non è che li fanno morire, però escono delle dinamiche anche interessanti. Chiaramente su un'isola con la chitarra e il fuoco possono uscire delle cose ancora più belle, senza stare lì a uccidere i granchi in spiaggia. Perché no? Thomas, facciamo un secondo appello, quindi facciamo un reality sano dove la gente non deve morire di fame. Come si mangia, esatto, assolutamente. Allora ragazzi, e su questo ennesimo appello io vi chiedo qualche secondo che lasciamo alla regia e torniamo immediatamente, perché abbiamo ancora un po' di cose da dire, ma qualche secondo e torniamo, a tra poco. La pubblicità è come scegliere un abito su misura. O trovare l'ingrediente segreto per il piatto perfetto. Bisogna essere creativi, appassionati, utilizzare la strategia vincente per centrare il target, raccontare storie uniche, fatte di emozioni e successi. Questo è il nostro obiettivo. Per la tua pubblicità, organizzazione eventi e produzioni televisive, non affidarti al caso, affidati a dei professionisti. Incontri Production. Il settore immobiliare sta subendo un forte cambiamento e non sarà più possibile lavorare come prima. Casa Virtuale offre la possibilità di cavalcare questo cambiamento, mettendo in campo la migliore tecnologia al mondo. Il nostro sistema di mappatura 3D permette di visitare un immobile a distanza, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Tutto questo in pochissime ore, condivisibile ovunque con un semplice link. Non allontaniamoci dal futuro, accogliamolo ad occhi aperti. E noi siamo sempre in diretta con Incontri on the Road, con noi Francesco Rapetti, nostro grande ospite. Abbiamo parlato delle difficoltà dell'Isola dei Famosi, abbiamo parlato delle difficoltà di poter riuscire a condurre una diretta, ma avendo ovviamente una gavetta alle spalle, l'esperienza. Però volevo chiederti, Francesco, anche come vivi, adesso ovviamente per qualche tempo sei stato fermo, ovviamente, sperando di riprendere presto, la tua esperienza invece come opinionista proprio dalla Super Panicucci. Allora, questa è una cosa un po' curiosa, perché trovarsi 10 anni di conduzione passando da veramente dall'evento più piccolo, da Odeon TV, poi ho fatto Castrocaro, eccetera, comunque, e poi essere chiamato, perché
mi hanno chiamato, tra virgolette, senza essermi neanche segnalato, quindi un miracolo, potremmo dire. Mi hanno voluto provare e io poi, chiaramente, non avendo esperienza di conduzione, pensavo fosse una cosa facile facendo il conduttore, perché dico, cacchio, faccio il conduttore, sarà facile. Errore, ragazzi, è come dire giocare a pallone, c'è la punta e c'è il portiere. Stesso gioco, ma due ruoli diversi, assolutamente. Ronaldo se lo metti, cioè io non sono Ronaldo, però per fare un esempio, Ronaldo lo metti in porta o buono in attacco, non è che sono bravi. Quindi ogni ruolo comunque necessita di esperienza e competenza. E all'inizio ho fatto fatica. All'inizio ho fatto fatica perché quando conduco, come tu sai Thomas, è il conduttore a dettare i tempi, a avere le redini. Quindi in quel momento lì mi sono trovato una grande professionista che aveva le redini del programma e io subivo i tempi del conduttore. Quindi se il conduttore mi guarda e mi chiama, devo avere la battuta pronta. Cioè, le prime volte, per esempio, mi ha chiesto delle domande che non è così semplice rispondere, perché quando si parla di cronaca tutti hanno un'opinione. Certo. Quando ti dicono Lino Banfi è diventato nonno, commenta, ti guarda un milione di persone in diretta e la cosa non è che è proprio è facilmente commentabile creare qualcosa di interessante. Certo. Perché sono cose più leggere. Chiaro. E proprio per questo è necessaria la competenza, l'esperienza anche in questi settori. Pian pianino, e ringrazio la Panicucci, Federica Panicucci, ringrazio Marco Baccini che mi ha dato, insomma, mia fiducia, vi dicendo, pian pianino mi hanno fatto crescere e con l'esperienza ho imparato, diciamo, i tempi dell'opinionista, che sono completamente diversi dai tempi dell'intervistato, che interviene quando lo chiami, mentre l'opinionista spesso deve entrare a gamba tesa, o sono i tempi completamente diversi del conduttore. Certo. Quindi ho imparato. Adesso quello che posso dire è che ovviamente sto ancora in una fase di crescita, penso che piaccia, perché mi hanno chiamato nell'ultimo mese e mezzo, a gennaio, praticamente 4 giorni su 5 ero fisso a parlare, diciamo, di attualità, cose leggere, vi dicendo dei reali d'Inghilterra. Guarda, ti faccio ridere su una cosa, vi dico una cosa molto simpatica. Vai. Se posso. Sì, sì. Vai, vai. Allora, quando ho avuto questa chiamata miracolosa, che ancora insomma sono emozionato, per andare a Mattino 5, praticamente io stavo in macchina e stavo andando a Padova a condurre Cantando Ballando sul Canale Italia. Mi chiama questa persona che mi ha detto, guarda, ci serve domani, non ci deludere, e io chiedo, ma di cosa devo parlare domani, perché sto andando a Padova e tra l'altro devo tornare stanotte alle 2 del mattino, perché finisco la diretta a mezzanotte a Padova, mattino 5 alle 9, quindi non dormo, cosa devo parlare? Ma parlerai, commenterai il Grande Fratello, e io non avevo seguito nessuna puntata, non sapevo nulla. Bellissimo. E poi ci sarà un intervento sui reali d'Inghilterra. Guarda, credimi, possiamo parlare di auto, di aerei, di storia, di due cose non sapevo nulla. Grande Fratello, Reali d'Inghilterra. Bellissimo. Mi hanno chiamato come esperto. Allora, allora, per chiudere, Tabata aveva un ex fidanzato, la conduttrice, abbiamo messo lui alla guida, io dietro a guardarmi le ultime due puntate, quindi 6 ore di Grande Fratello per sapere tutte le dinamiche. E più reali. Il giorno dopo, con due occhiaie così, con due Samsonite incredibili, arrivo lì teso, perché ovviamente teso, ti chiama Mediaset, cioè sapevo tutto. No, perché Antonio si è baciato alle 2, questi mi guardano, pensavano fosse drogato. Dice, ma... Poi abbiamo fatto il Rally d'Inghilterra, mi ricordo ancora l'intervento, non so perché c'era sposata, no, perché la torta l'avevano presa, e la torta al limone pagata 12.000 euro, questi mi guardano, fa, questo è scemo, o stai inventando, poi hanno controllato e hanno detto, ma fantastico. Questo si è preparato. Questo è pazzo. Sembrava Alberto Sordi quando fa gli scioglilingua, no? Capito? Sì, quando... Fantastico, bellissimo parlare di questi retroscena, di questo dietro le quinte. Allora, Rossella, eccoci, Thomas. Guarda, Thomas, eccoti qua. Io, tra l'altro, posso commentare nel frattempo? Vai. Allora, Thomas, io ti ho voluto portare sul palco
perché tu, anche tu, sei un bravo conduttore che merita sicuramente dei palchi importanti. E io, siccome io sono, penso di essere una persona, mi reputo, diciamo, abbastanza per bene, non sono uno di quelli che è geloso del palco, è geloso, anzi, se posso condividere una cosa, io la faccio. Ed bellissimo. È stato per me un piacere lasciarti il palco. Io ti ho lasciato il palco, cosa che un conduttore non fa mai, ma io con te l'ho fatto, perché se non sbaglio, sceso, e anche la conduttrice che avevo, non so se era Tabata, un'altra, sì. era Tabata, abbiamo deciso di scendere, vi abbiamo lasciato un piccolo, un pezzettino di trasmissione a vostra, diciamo, posso dire una grande cosa mentre commento questa che ci tenevo? Posso dire cosa? Certo. Voglio dire una cosa su Federica Panicucci, perché tanti mi chiedono, Federica Panicucci è l'unica persona in vita mia che mi ha fatto commuovere, perché dico un piccolo episodio, se possiamo dilungarci un minuto in più. Certo. Vado al volo. Festa di mattino 5, avevo fatto solo 3 o 4 puntate, ultimo arrivato, non mi conosceva nessuno, lei è salita sul palco, io mi ero messo come Fantozzi, sai, quando si mette dietro le tende per nascondersi, vi dicendo. Stavo vivendo comunque un sogno, perché stavo in qualche maniera toccando, pur non essendo in Mediaset. Lei ha preso il microfono e ha detto: voglio ringraziare tutti gli opinionisti, ha fatto i nomi di gente storica come Marco Balestri, e poi ha detto: voglio anche ringraziare Francesco, la new entry di quest'anno. Poi è sceso dal palco, mi ha preso le mani e mi ha detto, davanti c'era anche Marco, suo fidanzato, mi fa: Francesco, ti vogliamo a settembre, preparati perché sei con noi. Wow. Credimi, ero con le lacrime, bello. Anche se non mi vedeva, perché ho avuto più che altro qualcuno che mi ha, per una volta, di maniera disinteressata, dato dei complimenti, qualcosa indietro, e quindi la ringrazio di cuore, perché con me sta bello. Molto gentile. Guarda, Francesco, è stata una puntata bellissima, perché abbiamo proprio parlato di cose vere, del dietro le quinte, sì. Nonostante noi facciamo un lavoro di facciata, a volte sembriamo quelli cattivi, ma assolutamente. E ti dico una cosa, io, credimi, sono molto uguale a te, io fortunatamente anch'io non ho problemi a condividere il palco, e credimi, Francesco, qualche anno in più di esperienza di te, e non è assolutamente semplice trovare due persone così, perché pochissimi lasciano il palco, fidati. E io, il fatto che non abbiamo avuto poi occasione di parlarne, ma ne approfitto in questa diretta a dirti che ho apprezzato tantissimo, e ho la pelle d'oca ora mentre lo dico, ho apprezzato tantissimo quello che tu hai fatto a Canale Italia. Intanto l'hai fatto in maniera estremamente simpatica, ma il fatto che tu mi hai regalato, perché comunque è stato un omaggio tra amici e tra professionisti, io l'ho apprezzato tantissimo, tanto è vero che Rossella era in macchina con me al ritorno, abbiamo parlato solo di questo. È vero. Grazie. Piacere. Grazie per essere stato un nostro ospite in Incontri on the Road. Rossella, veloce, perché dobbiamo chiudere, se c'è qualche saluto. Abbiamo un sacco di saluti per Francesco, vado molto veloce, lo vogliono come opinionista fisso a mattino 5, il succo del discorso, se posso farlo. Speriamo di tornare presto. Dai, sì, e poi abbiamo Manuele che mi chiede il micio mascotte. Il mio micio sta dormendo, la prossima volta ve lo faccio vedere, ormai è diventato famoso anche lui, io non lo so. Grazie Francesco. Invece Francesco, oltre che dirti grazie, io rinnovo l'appello, proprio perché per me l'amicizia e la condivisione è importante, rinnovo l'appello e l'augurio, perché ti voglio vedere in Rai e ti voglio vedere sul palco di Sanremo e dire: io lo conosco. Anche a te, dai. Insieme. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Ciao, grazie. Grazie davvero, in bocca al lupo. Grazie. Persona strepitosa, professionista incredibile, grazie. È adorabile, davvero. Guarda. Sì, davvero. Rossella, grazie. Puntata veramente strepitosa, fantastica. Abbiamo parlato di tantissime cose belle, che siamo andati oltre lo spettacolo, oltre il palco, dove c'è chiaramente, fortunatamente, l'umanità. Grazie, Rossella Di Pierro. E grazie a Thomas Incontri, grazie mille al nostro pubblico. E allora, come al solito, alla prossima puntata di Incontri on the Road. Ciao. I'm shining through, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?
through for you.